Assessore Cicciola, questa mattina siamo qui nella scuola dell'infanzia Madonna delle Grazie perché prende il via un progetto davvero interessante che può cominciare a parlarne già con i bambini piccoli di questa scuola. Un progetto che riguarda il risparmio energetico che è sotto gli occhi di tutti a livello anche di adulti soprattutto. Allora, in che cosa consiste questo progetto che vede Italia, Albania e Montenegro coinvolte? Allora, questo progetto è partito già un anno fa. Io con chi si occupa di progettazione in assessorato siamo andati appunto in Albania, ospiti, per fare la programmazione di questo progetto. I partner porti all'Italia c'è Albania e Montenegro. Oggi diciamo è la prima tappa del progetto e cominciamo con i più piccoli per far capire loro che cos'è il risparmio energetico, l'energia pulita. Qui abbiamo vinto un progetto di 150.000 euro appunto per illuminazione a LED e fotovoltaico. Quindi il progetto è andato avanti, siamo quasi per ultimarlo e quindi cominciamo oggi con laboratori per i più piccoli dove disegneranno, secondo loro, ci faranno capire che cos'è l'energia pulita per loro. Quindi avremo questo laboratorio con i nostri piccolini e da lì andiamo a capire che cosa rimane a loro di quello che noi gli abbiamo spiegato. Ed è molto importante cominciare dai più piccoli per far capire l'importanza di energia rinnovabile, ambiente, tutto quello che noi stiamo facendo in questi due anni proprio per educare i nostri bimbi e i nostri ragazzi anche nelle scuole più grandi. Ci sarà la seconda parte, quella più importante, giovedì alle 16, avremo i genitori dove andremo a spiegare più nel dettaglio il progetto. Ma in effetti un popolo si educa con strumenti come anche questo, può essere uno strumento di educazione, perché come li educhi così poi si portano avanti. Se tu non li cominci a educare da quando sono piccoli in questa età, poi è capace che li perdi per la strada. Sicuramente è così, concordo con te, i bimbi vanno informati con il linguaggio a loro adatto, certo, questo sì. Per fargli capire che cos'è, e devo dire che molte volte loro insegnano a noi grandi. Questa è una santa verità quella che hai appena detto, Assessore, perché davvero i bambini con la mente libera, con la mente, riescono certe volte a stupirti più dei grandi, ma in positivo questo, quindi ben vengano questi progetti. Loro sono liberi, certo, da pregiudizi, quindi quello che recepiscono te lo ridanno indietro e devo dire che ci danno degli insegnamenti tante volte. A me davvero fa piacere perché sono molto svegli, intelligenti, apprendono subito. Oggi ho davvero voglia di vedere che cosa disegnano. E devo dire, questo è fuori da questo contesto, devo dire che hai fatto già colpo, perché c'era una bambina che subito appena ti voleva portare via. Sì, voleva venire, mi piacciono tanto. Poi quando li vedo, io sono donna come te, beh, certo, quindi abbiamo questa sensibilità un po' più evidente nel nostro cuore. Quando vedo questi bambini davvero mi sciolgo anch'io, insomma. Bene. Non essendo mia nipote o miei nipoti, comunque, certo, il cuore è quello. Bene, ben vengano questi progetti, ripeto, perché sì, comunque sì, molto importante. Io sono contenta che la nostra scuola è stata scelta e che il progetto è in fase di definizione. Ricordiamo che la scuola scelta per questo progetto è per l'infanzia Madonna delle Grazie, sì, qui in via Monte Carlo. Quindi poi è stato approvato, certo, il progetto. Grazie.